Certo. Voglio assolutamente Miranda e Kasumi. Ne facciamo loro due. Che domande? Su, gioco. Che domande? Certo, aspetta, c'è l'arma quella giusta, ok. Esci. Maledetti. Cannoniere dei mercenari Eclipse scaricheranno delle truppe nelle aree di carico. Oh, divertiamoci. Queste nuove fazioni veramente vi faccio Lasciaci il in quel culo. riparo. Speriamo che vogliano davvero catturarci vivi. Non sparate! Ho detto di non sparare, dannazione! Ah, hanno visto Miranda, hanno visto. Ci penso io. Ciccio, ti facciamo il culo a... Mamma mia. Visto che non hai ancora sparato, immagino che tu sappia chi sono. Sì, ci avevano detto che saresti stata nell'auto. Sei la stronza che ha rapito la figlia del nostro capo. Rapita? Tu non c'entri in questa faccenda. Ti suggerisco di prendere i tuoi uomini e andartene. Ti credi furba, vero? Il capitano Enyala si sta già avvicinando alla ragazzina. Sa di Niket. Non contare sul suo aiuto. Approfondisci. Niket non aiuta? Come sarebbe a dire che Niket non ci aiuterà? Niente di cui preoccuparti. Basta che non facciate niente di stupido e nessuno si farà male. Andatevene subito. La ragazza tornerà da suo padre e saremo tutti contenti. Tutti tranne mia sorella e me. Capitano Enyala. Credi che dovremmo parlare con il capitano Enyala? Non ti conviene parlare con il capitano. Non è gentile come me. È la miglior commando che abbia mai conosciuto. L'ho vista fare a pezzi della gente con le sue abilità biotiche. E la pagano molto per fermarti. Se si metterà sulla mia strada, non avrà mai l'occasione di spendere quei soldi. Mi piace tantissimo come risponde Miranda. Età di Oriana. Aspetta, Miranda, avevi detto che lei era la tua sorella gemella? È questo che ti ha raccontato? No, questa stronza ha rapito la bambina del nostro capo. Sono più di 10 anni che lui la cerca. È una storia complicata, Shepard. Abbiamo lo stesso DNA, ma non la stessa data di nascita. Hai rapito la figlia dell'uomo più ricco della galassia, signorina. Non so quale sia il tuo problema, ma non la passerai liscia. Allora, io mi fido di Miranda. Sto con Miranda. Non prenderete la sorella di Miranda. Rinunciateci o le cose si metteranno male. Il capitano Enyala ci ha ordinato di darvi la possibilità di arrendervi e andarvene. Sappiate comunque che i miei uomini vi hanno sotto tiro. Al mio ordine scateneremo l'inferno contro la vostra squadra. Vi suggerisco di andarvene in pace, a meno che non vogliate che la situazione peggiori. Mi sta bene. Non indietreggiano. Chiedete al capitano Enyala di inviare rinforzi. Divento invisibile. Non c'è più. Molto bene. Attenzione, Adrone. Cazzo, sbagliato. Ecco, lì sono più duraturi quando li colpisce. Oh, seccato. Ancora? Già corto di ammo, porco Giuda. Anche il tempo di lanciarne un paio già siamo a corto. Quel tipo là è morto malissimo comunque. Voleva fare lo sborone. Si è ciucciato la minchia, si è ciucciato. Andiamo, dobbiamo raggiungere. Sono invisibile. Grande. Lo vedo quando sei invisibile. Mi piace quando sei invisibile. Grandissima. Oh, le ammo che piacciono a me. Andiamo, andiamo, andiamo. Squadra 4, mi ricevete? Squadra 4.
c'è più la squadra 4. Forse neanche la 3. Aspetta, ho una delle loro radio. Cercherò di collegarmi quantomeno per capire cosa ci aspetta. Shepard, credo di doverti una spiegazione. Oriana è la mia gemella, geneticamente. Ma mio padre l'ha cresciuta quando io ero già un adolescente. Lei avrebbe dovuto sostituirmi. Non potevo permettere che mio padre la trattasse come aveva trattato me. E così l'ho salvata. Ormai è quasi una donna. Non hai mai detto la sua età. Perché l'hai presa? Perché non mi hai detto che avremmo salvato una ragazzina? Non è una bambina. Quest'anno compirà 19 anni. Ma, beh, forse non mi è sembrata un'informazione importante. Ci sono persone che la userebbero contro di me. Quando c'è Oriana di mezzo, tendo a essere molto protettiva. Scusa se non mi sono fidata subito di te. Meritavi di saperlo. Perché l'hai presa? Capisco che tu voglia andare per la tua strada, ma di fatto hai rapito una ragazzina dal proprio padre. Se tu conoscessi mio padre, capiresti. Io non sono stata la prima che lui ha creato. Sono stata solo la prima che ha tenuto. Sono cresciuta senza amici, costretta a soddisfare richieste impossibili. Per lui non ero una figlia, ma solo... Non so nemmeno io cosa fossi. Poverina. Oriana ha vissuto una vita normale. Ho fatto la scelta giusta. Dobbiamo raggiungere Oriana. Se gli Eclipse dovessero scoprire dove si trova Oriana, agirebbero immediatamente. Dobbiamo muoverci. Sono d'accordo, anche se sono un po' preoccupata per quello che ha detto il mercenario. Se sono riusciti ad arrivare a Niket, la cosa sarà più difficile del previsto. Secondo i dati che ho controllato, per raggiungere Oriana dovremo tagliare per il cortile della zona di elaborazione dei carichi. No problem. Schema dell'area. Cosa puoi dirmi del cortile della zona di elaborazione dei carichi? Ci sposteremo attraverso i sistemi di trasporto. Ci sarà parecchio movimento. Individuare i bersagli non sarà facile. Dovremo restare molto concentrati. Questi trasporti contengono carichi pericolosi, quindi attenzione a dove spari. Dice Niket. Spero ci si possa fidare del tuo amico. Senza dubbio. Niket è uno dei miei più vecchi amici. Immagino si possa dire che è stato il mio unico vero amico. È l'unica persona con cui non ho tagliato i ponti dopo aver abbandonato mio padre. Tuo padre lo conosce? È possibile che tuo padre abbia usato Niket per arrivare a te? Senza dubbio ci ha provato. Ma Niket è uno dei pochi che sanno com'è davvero mio padre. Quando sono fuggita da mio padre, la mia vita era nelle sue mani, Shepard. Non mi tradirebbe adesso. Non lo so, mi puzza un po' Niket. Lo ribadisco, lo ripeto. Raggiungiamo Niket e Oriana. Giusto. E Kazumi? Non c'è più. Bene, 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 bene. Salve. C'è nessuno? Sono sul lato opposto del nastro trasportatore. Calcola bene quando sparare. Ok, aspetta un secondo, che faccio solo questo. Questo. Quello bianco, questo. E poi questo. Ok, 1500 crediti. Cacchio, qua ci diverto. Ci hanno visti. Ok. Bel colpo. Grazie. Aia. Cazzarola. Beccati questo. Wow. Bene. Mamma diventa mia. Invisibile. Brucerete tutti. Bella. Va. Mamma mia che saccata. Ciccio, ho bisogno di un po' di... Eccoli. La stronza sarebbe Miranda? Porca puttana! Non aspettavo sto colpo. La povera Miranda, non è stronza, dai. Vuole solo salvare sua sorella. Siete voi gli stronzi. Qua c'è roba? Sì. Ok, ottimo.
Questo è prezioso. Danni mitra, ottimo. Perché ce l'abbiamo, perché no? Arrivano! Wow. Ok. Eccoti servito. Ah! Avanzamento delle forze nemiche. Cazzo, mi ha colpito mentre stavo colpendolo. Ok. Bella. Non mi interessano le perdite dei mech. Dovete fermarli, dannazione. Occultamento. Aspetta. What the? No, ho fatto una cazzata enorme. Drone. Chi è? Drone da battaglia. Drone da battaglia dove? Seccata. Ho perso il contatto. Ok, seccata. Mi serve aiuto, ora c'è. Perché quelli mi stanno sparando malamente. Grandi. Occultamento. Dai, su, spunta. Aspetta. Abbiamo visto. Ti sta giù. Nelle palle. Aspetta che bisogna vediamo. Bella. Bene, così impari. Ok. Aspettate. Qua cosa c'è? Allontanate tutti quanti da Naked, tranne la mia guardia. Mi occuperò personalmente di lui e della ragazza. Dannazione, non le permetterò di prendere Oriana. Aspetta, fermi. Volevo vederlo ancora di qua, pensavo di non andare avanti, cazzo, era qua. Aspettate. Sì, lo so, che tanto ci devono comunque andare. Potrebbe ma essere utile. Io mi guardo ovunque in giro. Infatti, vedi. Allora, quello verde, questo. Poi, quello bianco. Questo. Quello blu, questo. Ho bisogno, ragazzi, di soldi. Bisogno anche. Io gli do una mano, facciamo tutto, però ho bisogno di soldi. Forza, Eclipse! Notevole! Ora mi vedi? E ora non mi vedi più. Ora non posso. Ok, andiamo. Mi serve copertura! Un po' così? Preparati! Diventa invisibile! Bene. E ho il tipo era lì. Proviamo con il fuoco! Così? Grazie. Ci siamo. Punta. Oh, bene pensate così. Pensate voi? Che penso io? Non fare male. A caso. No, bruttissimo tiro. Sono invisibile. Ma che sfiga, dai, porco due. Che sfiga del cavolo. Riparati. Mi occorre assistenza al puntamento. Droga da combattimento ostile. Faccio entrare. Mi occorre assistenza al puntamento. Serve un medico. Drone da siamo stati individuati. Ma dai. Beh, ecco fatto. Possiamo tagliare attraverso la linea di carico. Sì, adesso andiamo. Aia. Mi stanno alle calcagna. Aspettate che prendiamo un po' di ammo. Drone da battaglia schierati e
dietro di me! Dietro di me! Avevo bisogno di ammo? Sono venuto di qua per le ammo, stronza. No, non si dicono queste parole. Verde. Tacchete. Arancione. Ecco qua. E verde. Ed ecco qua. Bella. Ok, ottimo. Ok, qua non c'è nient'altro, possiamo andare. Oh, sì. Elemento zero preso. Aspetta, anche qua c'è roba. Gli agenti di Eclipse hanno cercato di rallentarvi disattivando gli ascensori. Sto aggirando il loro blocco. Arriva qualcuno! Drone! Chissà che male! Serve un medico! È la madonna! Aia! Intanto calma, ciccia! La prima cosa. No! Cavolo di... Deve far male! Anche questo! Questo dovrebbe abbatterli. Quella? Una Zari? Sono fuori dal mio schermo! Mi dispiace ammazzare la Zari. Ha raggiunto il terminale. Trasferirà la famiglia sul nostro trasporto. Niket? Ma non può essere. Io l'avevo detto. Che mi puzzava la cosa. Forse il capitano sa che stiamo ascoltando e sta trasmettendo informazioni false sullo scambio eseguito da Niket. No. O forse questo significa qualcos'altro. Niket non farebbe mai una cosa del genere. Dannazione, questo affare non può andare più veloce. Puoi fidarti davvero di Niket? Come fai ad essere così sicura che Niket non ti tradirebbe? Avrebbe potuto tradirmi quando sono fuggita. Sono sicura che mio padre ha cercato di comprarlo. Se non l'ha fatto allora, perché dovrebbe farlo adesso? Lui sapeva di Oriana. Niket sapeva che tu avevi rapito Oriana da vostro padre? No, l'ha scoperto da poco. Era una faccenda molto personale e non volevo coinvolgere nessun altro. Non ci ho mai pensato, ma forse... No, sicuramente avrà capito perché l'ho fatto. Lui sa quello che ho passato. Lo scopriamo sul posto, forse hai ragione. Niket è tutta lì. Il messaggio alla radio sembrava piuttosto chiaro. Non mi tradirebbe mai. Tra un attimo arriveremo alla navicella di trasporto e chiariremo la faccenda. Se lo dici te. Sai che dovremmo ammazzare tutti. Ascoltami, ho l'autorizzazione per modificare la loro prenotazione. Spiacente, signore, ma il sistema è bloccato per motivi di sicurezza. Finché non verrà risolta la situazione nei terminali di carico, non è possibile modificare la prenotazione di alcun passeggero. La cosa non mi interessa, Niket. Io vengo pagata indipendentemente dal modo in cui la ragazza arriva a destinazione. Mi era stato detto che avrei potuto fare a modo mio. Non è necessario traumatizzare la famiglia più di quanto... Mary. Ci sarà da divertirsi. Vabbè, Shepard, lei ha tirato fuori una mega pistola e tu c'hai un pistolino. Mi hai venduta. E ora che facciamo? Come vuoi gestire la cosa, Miranda? Perché, Niket? Eri mio amico. Mi hai aiutato a fuggire da mio padre. Sì, perché tu volevi andartene. Era la tua scelta. Ma se avessi saputo che avevi rapito una bambina? Non l'ho rapita, l'ho salvata. Da una vita agiata e felice? Non l'hai salvata affatto. Volevi solo una rivincita nei confronti di tuo padre. Cerchiamo di nascondarci, non si può nascondere Oriana. Cosa ha fatto il padre di Miranda per spingerti al tradimento? Vediamo. Mi hanno detto che molti anni fa hai rapito tua sorella minore. Dicevano che mi sarei potuto rendere utile riportandola indietro pacificamente, senza provocare traumi alla famiglia. Gli ho detto che tu non avresti mai fatto una cosa simile e che potevano anche andare all'inferno.
Poi tu hai confessato quello che avevi fatto. E quella notte stessa li ho richiamati. Perché non mi hai chiamata, Niket? Ne abbiamo passate molte insieme. Potevi darmi la possibilità di spiegare. Meritavo di sapere che avevi rapito tua sorella, Miri. Meritavo di sapere che stavi con Cerberus. E invece me lo sono sentito raccontare da tuo padre. Approfondisci. Ah no, aspetta. E così l'hai venduta. Quanto ti ha pagato il padre di Miranda? Un bel po'. Dannazione, Niket. Eri l'unica persona della mia vecchia vita di cui ancora mi fidavo. Anche lui lo sapeva. Ecco perché mi ha comprato. E tu ti sei preso i suoi soldi. Non fare la santarellina con me, Miri. Tu ti sei presa i suoi soldi per anni. Coinvolgimento di Niara. Sapevo che gli Eclipse erano disposti a sporcarsi le mani, ma fino al punto di rapire una ragazzina. Non la sto rapendo, la sto salvando. Coraggio, Niket. Ammazziamo questa stronza e andiamocene da qui. Fammi vedere cosa sai fare. Aspettavo che finissi di vestirti. O i Cerberus ti permettono di andare in giro con quel vestito indecente addosso. Nuova famiglia di Oriana. Che tu sia d'accordo o meno con Miranda, resta il fatto che sono anni che Oriana è insieme alla sua famiglia. Suo padre può ancora darle una vita migliore. Tu non sai che piani ha in mente mio padre per lei. So di essere stato gretto, Miri, ma non mi importava molto. Vuole rapire una ragazza dall'unica famiglia che lei abbia mai avuto. Questo non ti dice nulla su chi sia veramente. Allora, cerchiamo di non scandarci. Non si può nascondere, Oriana. Se lavori per il padre di Miranda, allora significa che lui sa di Oriana. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. Il padre di Miranda non ha alcuna informazione su Oriana. Sapevo che nel sistema di tuo padre c'erano dei programmi spia, quindi ho tenuto la faccenda nascosta. Sono l'unico a esserne a conoscenza. Il che significa che tu sei l'unico legame rimasto. Non avrei voluto che finisse così, Niket. Miranda, aspetta. Non farlo. La faccenda deve finire qui, Shepard. O mio padre continuerà a cercare Oriana. Forse Niket può aiutarti. Parla con tuo padre. Basterà che tu gli dica che sei arrivata per prima. Io gli dirò che l'hai nascosta. Che non so dove si trova. Non voglio vederti mai più, Nick. Ecco fatto. Ora, se non vi dispiace, ho un carico da consegnare. Wow! Morirai per questo, stronza! Porco Giuda! Aspetta che non vedo un cazzo, non vedo. Come rinnegato? Rinnegato per cosa? Madonna, che fastidio sta cosa che... Aia. Sono fuori dal mio schermo. Mi occorre assistenza al puntamento. Sì, però si è messo in un punto un po' del cavolo. Ok, seccato. Almeno quello. Brucerete tutti. No. Agisco lo sinistro e seleziona coesione. Per quella la squadra. Cioè? Coesione. Vado al riparo. Ok. Arco 2. Niente. Siamo compromessi. Ok. Ora finiteli! Serve un medico! Beccato! Ok, mi avevano rotto un po' le palle, lo ammetto. Nei pressi della navetta potrebbero esserci altri mercenari Eclipse. Voglio assicurarmi che Oriana e la sua famiglia riescano a imbarcarsi senza problemi. Siamo un po' disintegrati, eh? In questo pendente c'è la foto di un Asari e di un umano. Non sembra costoso, ma probabilmente ha un grande valore effettivo. Ok. Avrei ancora delle armi. Oh, grazie. Dammi il fucilozzo mio. Oh, bene, ce l'abbiamo fatta. Container esplosivo. Pure.
Qua non c'è Nisba. Dove che devo andare esattamente? Non ho ben capito. Posso non aver capito? Forse qua? Mi sa che qua è dove siamo arrivati. Non riesco a credere che Niket mi abbia venduta. Non me lo sarei mai aspettata. Non ci sei riuscita. Nonostante tutti i vostri potenziamenti, voi umani siete proprio come tutti noi. Ma ho permesso che la faccenda diventasse personale e ho fallito. Perché non mi hai permesso di ucciderlo? Potevo farcela. Invece sono dovuta restare a guardare mentre quella stronza di Unasari gli sparava. Te ne saresti pentita. Non è stata colpa tua. Gli volevi ancora bene, nonostante ti avesse tradita. Hai ragione. Mio padre lo sapeva e l'ha sfruttato contro di me. Sì. È così fin da quando ho memoria. Mio padre mi ha sempre dato tutto quello che volevo, ma sempre nell'interesse dei suoi progetti a lungo termine. Quando fuggii, mi liberai di tutto quello che mi aveva dato. Tranne che di Niket. Fu una mia debolezza. Questo non ti farà bene. Niket è l'ultimo legame? È rimasto solo. Resta ancora Orianna. Non è stato un regalo di mio padre. Sono io che l'ho salvata. Però sì, hai ragione. Mi resta ancora qualcosa. Grazie. Yeah. Nessun segno degli Eclipse. A quanto pare possiamo andare. Eccola lì. Al sicuro. Con la sua famiglia. Vediamo. Povera Miranda. Coraggio, dobbiamo andare. Non vai a parlarle. Non vuoi nemmeno salutarla. Non si tratta di quello che voglio, ma di quello che è giusto per lei. Meno cose sa di me, meglio sarà per lei. Ha una famiglia, una vita. La sua situazione è già abbastanza complicata così com'è. Dovresti andarla a parlare. Non dico di scendere nei dettagli, ma non credi che le farebbe piacere sapere di avere una sorella che le vuole bene? Immagino di no. Dai, subito. Vai, ti aspetteremo qui. Carina Miranda, carinissima ragazze. Epilogo della missione. La sorella di Miranda e la sua famiglia sono stati trasferiti a luogo revisionato. Il nuovo lavoro della madre era assicurata come una vita confortevole. Tremo Orianna sotto osservazione per la sua sicurezza. Miranda Lawson è troppo preziosa per Cerberus. E la salute di Orianna è il mezzo più diretto per assicurarsi la sua realtà. Miranda resta leale a Cerberus, ma ora si fida di Shepard. Bloccato il potere di Miranda, un attacco biotico che infligge ingenti danni. Bene. Bloccato un nuovo completo per Miranda. Oh, questo voglio vederlo. Ok, crediti. Un volto di roba l'abbiamo preso. Elemento 0, perfetto. Mi sa che se siamo sulla, di nuovo sulla nave. La prodiga, obiettivo raggiunto. Ok. Esc. Ah, i punti squadra, sì. Allora, vabbè, usiamo le 4 qua. Andiamo su munizioni sgregandi. Sgregandi, come l'ho detto. Le proprietà elettromagnetiche di queste munizioni possono sovraccaricare e far esplodere i bersagli sintetici. Durata di ricarica 1,50. Durata fino all'attivazione di altre munizioni speciali. Durata da scudi e sintetici più 60 ai danni dell'arma. Durata sovraccarico sintetici 3 secondi. Durata sul riscaldamento armi 6 secondi. Ok, Miranda 2. E beh, facciamo questo. Sì, lo scade al suolo, sì, va bene. E invece a 5, quindi facciamo colpo d'ombra. Colpo d'ombra letale, aumenta i danni inflitti quando assassina il bersaglio. Colpo d'ombra rapido riduce il tempo di ricarica se il bersaglio è ucciso da questo potere. Aumenta i danni inflitti di un bersaglio.
Tempo di carica 9 secondi. Durata di abilitazione, danni un bordo là. Jack soggetto 0. Dobbiamo parlare con Jack e con Liana, ossia assassino. Ci abbiamo un po' di cose da fare. Collaborando con Miranda per salvare la sorella, hai trovato un pendente. Sembra avere solo un valore effettivo, ma è probabile che una Zari la stia cercando. Sembra una Zari che sta cercando un pendente smarrito e consegnaglielo. Qualcuno sta cercando pendente all'Eternity, un noto locale di Ilium. Recati all'Eternity e cerca il piantagrane. Ok. Siamo all'Eternity, immagino, adesso. E allora lui dice... Oh, non preoccuparti, i nostri aminoacidi sono tutti diversi, quindi non rischiamo di prenderci malattie o cose simili. Ecco perché non dovresti uscire con gli umani. Poi ho dovuto parlargli del contatto tra fluidi nei rapporti interspecie. Ha rovinato l'atmosfera. Senza contare che sei un'acquaria. Come ha potuto essere così insensibile? Tipo ci sta provando. Ancora non capisco cosa dobbiamo fare. I Salarian non si sposano. La mia famiglia ha solo negoziato un contratto di riproduzione. Non fa niente. È pur sempre una specie di matrimonio. Quindi hai diritto a una festa di addio al celibato. Fine della storia. Lol. Non capisco. Gli umani festeggiano i contratti matrimoniali spingendo le infedeltà. Non ha senso. Calmati, amico. Non mettermi in imbarazzo davanti alla spogliarellista. Cosa fanno i Turian? Anche voi festeggiate così? Io sono qui solo per bere. Avevi detto che gli addii al celibato sono per gli amici intimi. Noi siamo solo colleghi. Però siamo colleghi da 5 anni. Gli anni dei Salarian sono come quelli dei cani, no? Ah, piano, così mi offendi. È bellissimo ascoltare quello che dicono. Prezzo il tuo gesto, ma noi non abbiamo gli impulsi sessuali di voi umani. Certo, certo. Guarda laggiù, amico. Tutti vanno matti per le Asari. Tutti. Noi ci riproduciamo per... Beh, in effetti, lei è... sciolta. Sciolta. Apprezzo la sua danza dal punto di vista estetico, ma non sono in grado di... Che bella tonalità di blu. Mi fanno male le gambe solo a guardare. E sì che le mie ginocchia si piegano allo stesso modo. Oh, in fin dei conti non è poi così male. Direi che qui dentro non fa troppo caldo. Attenzione, okay. Il durallo. Vedi quel coso? Il piccolo agglomerato sull'addome. Si chiama ombelico. Noi umani e le Asari ce lo abbiamo, e più tardi dovrei bere proprio da lì. Temo sia poco igienico. Non capisci, amico? Non nascondo il fatto che le Asari possano risultare attraenti, ma perché lo sono anche per gli umani? Somigliano a noi Salarian. Cosa? Ma se sono uguali a noi? Io non ci trovo nulla di Salarian. Proprio per vi prego, ragazzi, possiamo stare delle ore qua? Le Asari sembrano delle Turian blu. Guardate la frangia cranica. Ehi, e se stessero controllando la nostra mente... per convincerci a trovarle attraenti? Taci, così mi rovinerai anche le Asari. Sai, qui su Ilium non ci sono tante Turian. No, ragazzi, io veramente rimango qua delle ore adesso a ascoltarli. Comunque, ma assisterò con piacere a un'altra danza. Così mi piaci. A me basta bere gratis. Lol. Ancora non capisco cosa dobbiamo fare. I Salarian non si sposano. Ok, a posto. La mia famiglia ha solo negoziato un contratto di riproduzione. Non fa niente. È pur sempre... Non vuoi dirmi niente? Guarda che ho il grilletto facile! Non ho niente da perdere! Cosa vuoi? Vuoi mettermi alla prova? N7? Guarda che ho imparato a minacciare le persone con la pistola proprio da... Comandante Shepard. Ehi, se conosci quest'idiota, potresti portarlo fuori prima che lo sbatta dritto in un buco nero? Shepard? Sei davvero tu? Sono io, Conrad Werner, quello della cittadella! Volevo diventare uno spettro. E poi mi hai puntato addosso una pistola. Mi hai insegnato cosa significa essere davvero estremi. Ho imparato bene quella lezione. Sei ancora vivo, eh? Succede sempre nel nostro ambiente. Ora stai indietro e osserva un esperto in azione. Devo sistemare un po' di gente. Allora, innanzitutto mi ricordo di sto coglione. È quello che continua a romperci i coglioni sempre. E sparagli al piede. Forse non mi sono spiegato, Conrad. Questo non è accettabile. Il piede! Mi hai sparato!
guarda che ti ha colpito di striscio, bamboccio. Scusate, mio padre era un Krogan. Ma ho paura! Non sono abituato a fare queste cose da duri. Di solito la gente non mi spara addosso. Approfondisci. Addestramento di Conrad. Hai un minimo addestramento militare, Conrad. Sto salvando la galassia, Shepard. Non ho tempo per addestrarmi. Un pugno adesso, giù. Eri un po' arrogante, ma hai salvato la galassia e dimostrato alle altre specie che valiamo qualcosa. E poi sei morto. Alla galassia serviva una persona come te, Shepard. Tutti ne avevano bisogno. Dovevo fare qualcosa. Cioè lui avrebbe preso il nostro posto? Come hai ottenuto quella corazza? Infatti. Di questi tempi fanno copie che sembrano quasi vere se hai abbastanza soldi. Trovare tutto l'equipaggiamento è stato costoso, ma mia moglie è stata molto d'aiuto. Mi ha anche pagato il viaggio interplanetario. Certo, per liberarsi di te. Sicuramente. Lavoro di Conrad. Quindi viaggi per la galassia punendo i malfattori? Ehi, non dirlo così. Io parlo con le persone, sai? Chiedo se hanno problemi che solo io posso risolvere. Non hai idea di quante persone cercano solo qualcuno disposto a parlare con loro? Talvolta sbircio anche nelle casse. Sai, per qualche credito extra. Simpatico. Controlli di sicurezza? Ah, qualsiasi sistema di sicurezza decente capirebbe che non sei dell'esercito e men che meno della mia squadra. Diciamo che la mia copertura è così perfetta che sfugge anche ai sistemi. Sto facendo del mio meglio, ok? Tu eri il nostro eroe. Hai salvato la galassia e dimostrato a tutti il valore di noi umani. Ma poi sei morto. Io posso sparare. La galassia serviva una persona come te, Shepard. Tutti ne avevano bisogno. Dovevo fare qualcosa. Allora, aspettate. Cosa ci facevi qui? Perché volevi impadronirti di questo posto? Questo è il territorio di un trafficante di sabbia rossa. Devo trovarlo per scardinare l'intera organizzazione. Cosa? E che diavolo te l'ha detto? La proprietaria di quel negozio di armi all'autorimessa. È un agente sotto copertura. Me l'ha detto quando mi sono presentato. Senti, pezzo di idiota. Primo, non vendiamo sabbia rossa. Secondo, la sabbia rossa è illegale su Ilium. Basta avere una licenza. Ci penso io. Parlerò con quell'agente sotto copertura per scoprire cosa sta succedendo. Grazie. Se uccido un cliente scocciatore, di solito i danni alla proprietà vengono scalati dal mio stipendio. Fammi sapere se hai bisogno d'aiuto, Shepard. Coglione. Grazie per aver sistemato quel pazzo. Così non dovrò picchiarlo a morte con la sua stessa spina dorsale. Sai, i clienti non gradiscono. Comunque, questo è l'Eternity. Io sono Atita, matriarca Asari e barista. Cosa prendi? Matriarca, davvero? Niente, grazie. Dammi da bere. Sei una matriarca Asari? Pensavo che le matriarche fossero tutte delle stimate consigliere. Esatto, però io lo faccio in questo bar. Lo so che può sembrare strano. Su Tessia nessuno dava ascolto ai miei saggi consigli, quindi eccomi qui. Mio padre era un Krogan che fece la guerra dei Rakni, mentre mia madre lottò nella rivolta dei Krogan. Ne ho viste parecchie. È cazzuta questa. Madre. Tua madre combatté nella rivolta dei Krogan? Non so se combatté sul serio. Ha esplorato, assassinato qualcuno e fatto esplodere un paio di stazioni spaziali. Questo sì. Sai, cose da comando. Indossava la sua vecchia uniforme in pelle per le serate speciali con mio padre. Per la dea, era imbarazzante. Ci sto spiegando i rapporti sessuali dei suoi genitori? Problemi familiari? Se tua madre combatté nella rivolta e tuo padre era un Krogan, come potevano andare d'accordo? Si conobbero secoli dopo che i Turian si sporcarono le mani con quella dannata genofagia. Sapevano solo di essere due guerrieri. Mio padre se ne vantava, mentre mia madre taceva. Lei era una matriarca e mio padre aveva quasi 1000 anni quando scoprì la verità. E poi? E a quel punto cosa è successo? Io avevo quasi un secolo e mi dimenavo in un sudicio locale. Mi fecero chiamare per dirmi che avrebbero regolato i conti, facendomi promettere che avrei amato chi tra loro sarebbe sopravvissuto. Per me non è stato un problema, visto che morirono entrambi. Le solite stronzate di famiglia, eh? Aspettate, stiamo parlando di incesto, quindi, qua. Perché, cioè, nel senso, i genitori volevano stare con lei, quindi. Non ho ben capito, aspettate, padre. Tuo padre combatté nella guerra dei Rakni? Sì, da giovane.
Mostrava tutte le sue ferite di guerra. I Krogan le ritengono sexy. Io preferisco i fondoschiena. Da ragazza mi raccontava sempre di quando sbarcò su un pianeta tossico e ridusse in poltiglia una regina Arachni. Secondo gli scienziati, la storia che prendiamo materiale genetico dal padre è solo una scemenza. Però a me sembra di essere sboccata proprio come lui. Ok, vivere molto a lungo. Com'è vivere per quasi 1000 anni? Terribile. Guerre che scoppiano, colonie distrutte. A volte arrivano buone notizie, come la sopravvivenza della colonia su Feros. Ma succede di rado. Trovi la pace fra le braccia di chiunque. Turian, Elkor, Anar. Ho avuto anche una figlia puro sangue. Io ero il padre. Non ha funzionato. Poi un giorno ti svegli nel corpo di una matriarca. E tutti sono troppo giovani per ricordare l'aspetto dei Quarian prima che indossassero quelle tute. Eh sì, perché loro possono essere, cioè nel senso, possono sia essere padre che madre. Me lo ce l'aveva raccontato, mi sembra. Ah, lavorare in un bar. Cosa ci fa una matriarca in un locale a servire da bere? Sempre meglio di quello che fanno molte matriarche. Basta ricordare quel guaio con Saren e i Geth di qualche anno fa. Tutta quella saggezza Asari ha portato alla distruzione della Destiny Ascension. E ora comandate voi umani. Io le avevo avvisate. Su Tessie avevo previsto cosa stava per succedere. Ma loro non mi hanno ascoltata. Cosa stava per succedere? Cosa non volevano sentire? Che l'arte, la filosofia e il potere politico non bastano. Nel corso della nostra lunga esistenza, noi Asari vediamo almeno una grossa guerra. Le nostre figlie devono iniziare a lavorare prima. Ci sono troppe dame che sprecano l'intera gioventù come spogliarelliste o mercenarie. Quando ho proposto di costruire nuovi portali solo con le nostre forze, loro mi hanno riso dietro. E ora faccio la barista. Voleva fare un po' qualcosa di diverso, diciamo. Però basta. Grazie per avermelo detto. Sono qui per questo, tesoro. Ti serve altro? Dammi da bere. Vorrei bere qualcosa. Certo, ti apro un conto al terminale dei drink. Bevi pure fino a star male, letteralmente se vuoi. Ma non toccare i drink per i Turian o i Quarian o ti si contorceranno le budella. Una volta ho visto un Krogan bersi per scommessa un Turian liquefatto. 6 o 7 secoli fa. Ti dico solo che non fu un bello spettacolo. Alla milità. Com'è essere una matriarca Asari? Niente di speciale. I miei genitori ebbero una vita molto più interessante. Ok, basta. Grazie per avermelo detto. Come vuoi. Non mangiare le noci nelle scodelle rosse. Sono per Turian e Quarian. Ti verranno i crampi. Come rinnegato? Perché ha rinnegato? Cosa ha fatto adesso per essere rinnegato? Buona fortuna con la mercante di armi. Ricorda che è al negozio dell'autorimessa. Buona fortuna con la mercante di armi. Ok. Ricorda che è al negozio dell'autorimessa. Al negozio dell'autorimessa. Cioè. Onda. Il figlio pensava che Blasto, il primo spettro Anar, avrebbe giocato secondo le regole. Un attimo, ma quella del... Non era la tipa questa qua? Se questo è il meglio che avete, me lo farò bastare. Ma sei sicura che gli stimolatori neurali sono compatibili con la mia tuta e con la... Qua non vedo più nessuno, quindi secondo me... Assolutamente. In effetti uso questo modello. C'è più nessuno, quindi ok, possiamo andare qua. Qua ci sono trasporti e shipping. Davvero? Altrimenti amministrazione. Nick Seris. Salve, comandante Shepard. Liara sarà felice di vederla. Cosa fai qui? Sei l'assistente di Liara? Sì, Liara si affida a me per acquisire informazioni utili. Non dispongo della sua rete di contatti, ma le fornisco dati supplementari. È un vero onore lavorare con lei. La gente rispetta Liara? Che reputazione ha Liara qui su Ilium? È molto rispettata. In pochi anni ha creato una rete di contatti davvero considerevole. Avrebbe potuto accumulare ancora più potere politico se non fosse talmente concentrata sui propri obiettivi personali. Ma credo che dovrebbe essere lei a parlargliene.
Ok, arrivederci. Certo, comandante. Il problema è che se io vado da Liara adesso, entro qua dentro, è un casino. Vabbè, dai, andiamo, va bene, andiamo da Liara. Alla comunità Drell. Ilium News non incoraggia o tollera pregiudizi. Hai mai affrontato un'unità di comando Asari? Pochi umani sono sopravvissuti per raccontarlo. Sarò molto chiara. Pagami o verrò a scuoiarti. Con il potere della mente. Mi è andata cattiva. Shepard, Nyx Eris, di a tutti che sono occupata. E niente. Così, un limone così. Le mie fonti dicevano che eri ancora in vita, ma non ci ho mai creduto. È un piacere rivederti. Sono minacce serie, fonti? Anche per me. Ma fonti? Ora hai delle fonti? Un po'. Fonti, contatti, persino qualche scagnozzo. Ora lavoro come informatrice. Tiro avanti così da quando tu... Beh, da quasi 2 anni. E ora rieccoti in azione, con Cerberus e contro i collettori. Ah, bella questa domanda così. Sei ben informata, vieni con me. Se lo sai, allora sai anche che potresti darmi una mano. Non posso, Shepard, mi dispiace. Ho degli impegni qui, cose di cui occuparmi. Che tipo di cose ti serve? Che tipo di cose? Serve aiuto? Allora dammi informazioni. Di cosa ti stai occupando esattamente? Sei nei guai? No, però sono stati 2 lunghi anni. Ho dovuto sbrigare un po' di cose mentre tu non c'eri. Ora ho debiti da saldare. Senti, se vuoi davvero aiutarmi, mi servirebbe un hacker molto esperto. Una persona di fiducia. Se tu riuscissi a violare la sicurezza in alcuni punti chiave di Ilium, potrei ottenere le informazioni che cerco. Mi saresti di grande aiuto. Dimmi cosa sta succedendo. Che storia è mai questa, Liara? Perché non puoi parlare con me? Credi che non voglia farlo, Shepard. Non è una questione di fiducia. Qui siamo su Ilium. Siamo tutti sotto controllo. Perché ti serve il mio aiuto? Vedrò cosa posso fare, non ho tempo per queste cose. Violare un terminale non mi sembra così difficile. Perché hai bisogno di me? Non so di chi altri potrei fidarmi. Violare il nodo di sicurezza non basterà per ottenere i dati. Si crea solo una piccola falla nel sistema. Avrai pochissimo tempo per trovare un server locale rimasto vulnerabile e inviare i dati al mio sistema. Renderò vulnerabile il mio stesso sistema in modo che i dati possano essere importati in quel breve lasso di tempo. Vedrò cosa posso fare. Se posso aiutarti, lo farò di sicuro. Quando ne manometti uno, un server si aprirà per breve tempo nelle immediate vicinanze. Se ti sbrighi, potrai scaricare i dati da lì. Grazie, Shepard. Questo potrebbe aiutarmi a saldare un grosso debito. X dispoggerà il comandante Shepard sui nodi di sicurezza che hai trovato? Samara, Tene. Qui su Ilium c'è un Asari di nome Samara. Sapresti dirmi dove posso trovarla? Samara, sì. È arrivata di recente ed è stata registrata da Dara, l'ufficiale di custodia. Puoi trovare Dara al centro di trasporto. Ok, viene tenuta d'occhio. Perché Samara è stata registrata da un ufficiale di custodia? È una criminale? Vediamo. No, al contrario. Samara è una Justicar, un membro di un'antica setta di guerrieri Asari. Dara saprà dirti di più. Ok. Tane? Sto cercando Tane Krios. Dovrebbe essere qui su Ilium. L'assassino. Sì, è arrivato alcuni giorni fa. Secondo le mie fonti è qui per uccidere il pezzo grosso di una corporazione, Nassana Dantius. Ha contattato una donna di nome Serena. Serena ha un ufficio a livello dei trasferimenti carico. Forse saprà dirti dove trovare Krios. Ok. Come fai a saperlo? Come fai a sapere tutte queste cose? Ho un certo talento come informatrice, Shepard. Il mondo degli intrighi non è diverso da uno scavo archeologico. Solo che i cadaveri puzzano ancora. Basta con le domande. Grazie per l'aiuto. Non mi serve sapere altro. Ho capito. Se c'è altro che posso fare per te, avvisami subito.
Come stai? Come va il tuo lavoro? Tutti hanno bisogno di informazioni, Shepard. Vuoi sapere perché non mollo tutto per unirmi a te? Devo ottenere quei dati. Dovrebbe contare l'amicizia, la fiducia. Ma qui su Ilium le cose funzionano diversamente. Avvisami quando hai violato quei terminali. Fammi questo favore e potremo parlare. Ok. Se posso aiutarti, lo farò di sicuro. Quando ne manometti uno. Grazie, Shepard. Questo potrebbe... Aspetta che volevo vedere... volevo vedere ancora una cosa, Shepard, perché mi dicevano ancora una cosa. È bello rivederti. Dunque, cosa posso fare per te? Andiamo a prendere l'ombra? So che stai cercando l'ombra. Cerberus mi ha fornito dei dati per trovarlo. Ti interessa? Ma certo, non sapevo che... Vediamo cos'hai per me. Sembrerebbe una trasmissione intercettata tra due agenti dell'ombra. Alcuni riferimenti a un luogo e... Parla di Pharaon. È ancora vivo. Chi è Pharaon? Era un amico. Mi ha aiutato a recuperare il tuo corpo dall'ombra. Che cosa voleva l'ombra dal mio corpo? Stava per venderti ai collettori, ma Pharaon e io l'abbiamo fermato. Pharaon si è sacrificato per salvarmi. Dunque mi hai salvato tu? E come sono finito in mano a Cerberus? Beh, mi hanno fornito i dati per recuperarti. A dire il vero, sono stati loro ad assegnarmi Pharaon. Quando sono fuggita, ti ho consegnato a loro. Dicevano di poterti riportare in vita. Ah, ecco chi è stato. Ora si scopre tutto. Mi è salvato la vita, grazie per avermelo detto. Perché consegnare a Cerberus? Dunque sei stata tu a consegnarmi a Cerberus. Perché? Cerberus ti conosceva bene e io... Dicevano di poterti riportare in vita. Mi hanno ridato un filo di speranza. Dovevo forse lasciarti morto. Ti hanno riportato in vita e ora mi offrono una possibilità per trovare Pharaon. Dopo 2 anni, non avrei mai sperato. Mi sa tanto che qualcosa di più, Pharaon, che un amico. Era ancora amico? Sembra che tu e Pharaon foste buoni amici. È buffo. Mi ha tradito più di una volta. Faceva il doppio gioco per Cerberus e per l'ombra. Ma alla fine si è sacrificato per me. Gli sono debitrice. Era un caro amico. Non farti illusioni, salveremo Ferro. Vabbè, salveremo Ferro. I tuoi amici sono anche i miei. Qual è il passo successivo? Io non lo so. Devo prepararmi, credo. Tornerò a casa. Se ti servono informazioni locali, usa pure il mio terminale. Stai bene? Ho trascorso 2 anni a progettare la vendetta. Ora avrò la possibilità di trasformarla in un salvataggio. Lascia che ti aiuti. Potrei raggiungerti nel tuo appartamento? D'accordo. Con un po' di fortuna avrò già elaborato un piano. Grazie, Shepard. Attenzione, che fa il marpione, Shepard, guardatelo.